stazioni più gettonate, devo dire. Strano, non partiamo mai. Perché oggi stiamo partendo dopo aver praticamente sistemato tutta la casa. Siamo stati bravi, perché come dice il proverbio, prima dovere e poi il piacere. Quindi noi abbiamo fatto il nostro dovere oggi, ci siamo praticamente, lui è andato a lavorare stamattina, mentre io ho rassettato tutta la casa, manco le pulizie di Pasqua, erano così impegnative. La settimana scorsa abbiamo fatto 2 anni di matrimonio, number two, 2 anni, è il secondo anno che siamo sposati. Ammettilo, non li hai sentiti come questi 2 anni? Sono volati, ammettilo. Io prima ero biondo con i capelli lunghi, quindi... No, veramente non li abbiamo sentiti, cioè davvero, non li abbiamo... sono volati. E tanti ci avevano detto, guardate che dopo il matrimonio, quando arriverete vicino ai 30 anni, voleranno. E avevano ragione, ammetto che avevano ragione, perché stanno volando tantissimo. E quindi abbiamo deciso, dato che la settimana scorsa eravamo andati al concerto degli Aerosmith e quindi alla fine non abbiamo festeggiato niente, quest'anno abbiamo deciso di festeggiare, cioè questa settimana abbiamo deciso di festeggiare, e in un modo bellissimo. Abbiamo deciso di andare a festeggiare alle terme, dato che c'è un sole che spacca le pietre oggi, cioè veramente caldo, anche se in realtà le temperature in queste settimane si sono abbassate tantissimo, quindi si sta anche piuttosto bene. Vi faccio vedere che giornata c'è, meravigliosa, ecco, questa è la giornata stupenda che c'è, sole, nuvolette, ma poco e niente, cioè praticamente c'è il cielo limpido. Abbiamo deciso di andare alle terme perché volevamo da un bel po' andarci in queste terme qua, che sono a Pescantina, nel Veronese. Non ci siamo mai stati, tutti ci dicevano che erano bellissime, quindi abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo detto ok, dato che per l'anniversario non sappiamo cosa fare e è stato infrasettimana, quindi infrasettimana col fatto che lui si sveglia molto presto per andare al lavoro non avremmo potuto fare niente, abbiamo deciso di farla questo sabato. E dato che c'è anche un bellissimo tempo, sono contenta di aver fatto questa scelta, perché invece infrasettimana, soprattutto il giorno proprio del nostro anniversario, c'è stato moltissimo tempo, quindi meno male. Arrivati! Ma mi hanno detto che c'è poca gente. E gli ho anche detto a Fabio, secondo me ci sarà poca gente. Sì, Chiara, credici. Certo. Prendiamo la valigia. Perché è una donna. E vabbè. Una donna non può mai andare in giro se non con una borsa piena di roba. Oh. Ok. Amore, tu che sei un uomo grande e grosso, potresti tenermi la borsa? È il marito serio? Ora hai ancora il coso attaccato? Cosa? L'auricolare. Ah? Sì. Se non ci fossero le mogli, bisognerebbe inventarle. Guardate quanto verde che c'è intorno. Già per il verde mi piace. Penso che sia verde artificiale, però. Ok, fa lo stesso. Noi ci accontentiamo di poco. Ah, fresco. Wow. Vediamo. Entrati. Ufficialmente entrati. Bellissimo, vero? Solo che noi abbiamo solo 4 ore a disposizione. Qua? Ah? Quasi posto, c'è anche l'ombrellone. Ah, dai, ci mettiamo qua. Yeah! Trovato posto. Dice sì culo. Che bravo questo uomo.
mi spalma la crema. Mia, guardate che bello comunque il parco. Bello vederlo così. Wow, guardate che posto. Fabio è stupito piacevolmente, vero amore? Tra è carinissimo perché là c'è la cosa per i bambini, c'è la piscinetta per i bimbi. E qua c'è la discesa, ma guardate che bello che è. Tra l'altro è grandissimo come posto. Vero che è grande come posto? E è bello perché puoi utilizzare tutti i lettini che vuoi. Bello. Diciamo che sono compresi nel prezzo. Sì, sì. Fabio ce l'ha perché è un po' caro. Sì, ma non si può fare. Paghi tipo noi per 4 ore oggi paghiamo 27 euro, ma perché l'abbiamo comprato su internet, sennò pagavi, e invece era 27, sennò lo pagavi molto di più, però vabbè, per una volta ci può stare. Lì conviene venire qua la mattina e stare tutto il giorno. Sì, infatti. Vabbè dai, per una volta, per l'anniversario ci sta. Guardate che bello, è enorme. Poi non so, secondo te c'è anche la sauna, quelle cose lì? Che si possono, certo, utilizzare? Bello! Vabbè ragazzi, noi diciamo che andiamo a farci un bagno adesso. In versione umana prima ero veramente disastrata, eravamo messi malissimo perché eravamo cotti dal sole, dal caldo, dal cotti, si stava bene, però insomma eravamo un po' messi maluccio. E invece adesso siamo tutti in gingheri. E era un sacco che non mi stiravo i capelli perché
D'estate io odio stirarmi i capelli un po' per il caldo, un po' perché adesso veramente, come potete vedere, li ho lunghissimi, quindi ci metto una vita. E poi perché di solito mi piace lasciarli abbastanza ricci, liberi. Però stasera avevo proprio voglia di lisciarmeli, quindi me li sono lisciati, mi sono fatta questo trucco super super orientale e mi sono tutta vestita in gingheri perché non vedo l'ora di andare a mangiare il pesciolino. Che fame di pesce. Chi di voi ama il pesce? C'è qualcuna di voi che non lo ama? Perché so che è una cosa un po' particolare il pesce in realtà, ma a me piace tantissimo. Poi da quando abbiamo scoperto il sushi, Fabio, poverino, lo costringo perennemente a mangiare il pesce con me. Ma stavolta andiamo a mangiare niente sushi, anche se effettivamente, amore, questo outfit ci stava bene per il sushi. Sì. Cacchio. Dopo ti mettevano a servire. Infatti facciamo la cameriera sushi. Sushi, sushi. Arrivati. C'è già la salsa rosa che ci aspettano in stile anni 80. È salsa rosa, amore. Però è buona. Non lo so. È lì con del limone. Intingeremo il limone nella salsa rosa. Ma porcaccioni. Qua c'è il pane. Con i grissini. Primo piatto. Ta-dam. Cos'è che è questo, amore? Ho capito. Tipo sono un misto di pesciolini tutti cotti al vapore. Yummy. Questo invece è un assaggino arrivato dalla cucina prima del primo. Qua tutti si ingozzano di pesce crudo. Diranno questi. Aveva ragione, sono scappato tantissimo. È arrivata la portata principale. Un chilo di spaghetti con un astice. Secondo me anche di più. Spolpato dentro. Cioè, davanti a questo, ben di Dio, non posso seriamente pensare di stare a dieta. No, ragazzi, mangiate. Mangiate l'astice. Metti capanna. E nonostante non abbiamo preso il dolce, ci hanno dato queste, che sono tipo rose del deserto, con una crema fredda che Fabio ha già spappolato, perché non riesce mai a stare fermo. Sì, sì, certo. Sembra tipo tiramisù a guardarla così. No? Sono buone. Cioè, non mi è neanche aspettato. Sono buone le tue. Ah, con lo zucchero. Abbiamo mangiato bene? Ah, è un video? Sì, abbiamo mangiato. Cioè, sì, hai bevuto solo un bicchiere di vino. Abbiamo mangiato bene, molto bene. Sì, spaghetti, è vero. Elastici erano buonissimi. Lui va a prendere anche il secondo. Tu volevo prendere anche il secondo. Ma non ce l'ha fatta. No, non mi ci stava. Cioè, l'avrei mangiato con sforzo e piuttosto... Non ci stava. Lo mangio un'altra volta. Voleva prendere lo scorfano, vero? Scalfaro. Voleva prendere lo scalfaro, ma... E i ragni? Ah, i ragni. Prova a guardare. Occhio il cellulare, quello che vuole dentro. C'è la palude in mezzo a noi. Ecco. Comunque, abbiamo mangiato benissimo. Oh, guarda che c'è il lampione. La luce tipo della Madonna. Tipo ghost. Speso il giusto. Abbiamo mangiato il pesciolino finalmente. Era tantissimo che volevo mangiare il pesciolino. Infatti io sono contentissima che siamo venuti. E in realtà da noi adesso ci sarebbe la festa della birra. Ma ci andremo domani. Sì, non ce la facciamo ad andare oggi. Magari domani facciamo vedere qualcosa. Ma mi sa che i casi sono due. O mangiamo un gelato. Non lo so, non ce ne voglio neanche io. Io sì. Andiamo a mangiare il gelato. Piccolo, ideai. Ciao, è tornata la mamma. È tornata la mamma. Il papà ce ne è tornati. Questi due matti. Ma devi andare in giro. Oddio, papino. Ci voglio bene. Ti avete stato, vi ho detto. Guardate la coda, cioè. Ma si può.
Si vuole questa pipona? Si vuole, non amare di più questo sciacchiotto? Sono a casa adesso, siamo arrivati da pochissimo. E sto aspettando Fabio perché è andato a portare giù pesca. Perché quando è arrivata sembrava veramente una pazza. Ha iniziato a piangere, poverina, ha iniziato ad urlare perché comunque lei non è abituata a vederci andare via più di quattro ore. Oggi siamo stati via 4 ore oggi. E poi siamo usciti a cena, quindi per lei è stato un po', insomma, è stato un po' brutto e ci è dispiaciuto un sacco a lasciarla a casa tutto questo tempo. E quando siamo tornati a casa oggi, non l'ho vloggato, ma aveva fatto un buco gigantesco in mezzo al giardino. E Fabio era arrabbiatissimo perché lui ci tiene tantissimo al pezzettino di giardino che abbiamo. E quando ha visto che pesca aveva fatto il buco era andato giù di testa. Comunque adesso sono tornati, mi sa. Andiamo a vedere. E infatti eccola! Eccola mio bambino! Ciao amore! Sei tornata! Sei tornata, pesca! È sempre così. Qua c'è il suo pupazzo. Ecco. Bulli. Qualcuno amore? Che è il suo... È il suo pupazzino, è il pupazzo che in realtà era un vecchio pupazzo che mi aveva regalato, che io avevo regalato a Fabio, e perché dicevo sempre che era, che ringhiava come un bulldog, e poi Pesca ovviamente se n'è appropriata subito e quindi è diventato il suo cagnolino, quindi è sempre qua che dorme con noi, anche Bulli. E niente ragazzi, mi sa che questo vlog finirà qui perché siamo leggermente cotti, anche Pesca è bella stanca. Finalmente è arrivato anche Fabio, ce l'abbiamo fatta! Chiedi scusa a tutti. Scusatemi, ero in bagno a trovarmi una spina in un piede. Ma il spiglio non mi hai fatto trovare? Ma non lo so, qua in parte, non lo so. No. Sarà nato in camporella con qualcuno. Sì, col cane. Darsi. Comunque, io direi che siamo abbastanza cotti. Oggi è stata una giornata bella... Cosa vuoi tu? Oggi è stata una giornata bella intensa. E quindi niente. Noi vi salutiamo. Plenore. Quindi noi adesso vi diamo la buonanotte. Ciao a tutti! Saluta Pesca. Buonanotte! Ciao! Ciao! Ciao ciao!